Allora, vi faccio vedere come si fa un dritto ritorto. Allora, il dritto ritorto viene usato spesso come elemento decorativo in alcuni schemi, ma si usa anche, per fare delle lavorazioni dove sia richiesta una maglia a dritto molto stretta. Allora, questo che ho fatto è un dritto normale. Il dritto ritorto si fa semplicemente prendendo la maglia, invece che così come per il dritto normale, la prendiamo da dietro e la lavoriamo normalmente come un normale dritto. Vedete, passiamo qui. Ecco qua, questo è un dritto ritorto. Prendiamo quindi la maglia dietro e la passiamo il filo e così si lavora normale. Ecco fatto. In questo modo, come vedete, la maglia si attorciglia un po'. Vedete, quando si apre una maglia, un dritto normale, vedete, questo è un dritto normale, il dritto che è, diciamo, questo, noi consideriamo il dritto questo archetto. Questa V si allarga, vedete, nel dritto normale. Nel dritto ritorto, invece, vedete, non si allarga, ma è attorcigliata, quindi se tiriamo, vedete, non cede, ma rimane stretta perché, come si vede bene qui, è incrociata la maglia, non è come questa che si accosta, diciamo, vedete, è semplicemente accostata la V. Nel dritto ritorto è proprio, vedete, è incrociata, quindi se tiriamo si stringe ancora di più, non cede, non si allarga. Questo è il dritto ritorto. Vedete, questo sono tutti dritti ritorti. Questo no, perché ho fatto un rovescio normale. Questo invece è un dritto ritorto. Vedete, qui ce n'è uno normale e uno ritorto, perché io sul rovescio ho fatto un normale rovescio. Se invece vogliamo che tutta la fila sia dritto ritorto, questa, vedete, è una fila dritto ritorto sia all'andata che al ritorno, quindi dovremo imparare a fare anche il rovescio ritorto in modo che sia all'andata che al ritorno ci sia questo effetto così stretto, altrimenti l'effetto sarà questo, cioè di un dritto ritorto e un dritto normale, perché quando faremo il nostro rovescio, se lo facciamo normale, vedete, questo è l'effetto che viene facendo solo il dritto ritorto.